Edoardo De Filippo, visto da lontano, beh, lo conosciamo tutti, è un grande commediografo, drammaturgo, autore, attore, regista, maestro di teatro, naturalmente. Lo abbiamo visto tante volte in cinema, in teatro, in TV, ma chi lo ha visto da vicino? Chi può aver conosciuto aspetti inediti della poliedrica personalità artistica di Edoardo? Questo è certamente Mario De Bonis, autore del libro Edoardo visto da vicino, edito da Ricerche e Redazioni. Edoardo visto da vicino è un uomo meraviglioso, meraviglioso perché naturalmente alla importanza che lui dava all'impegno professionale, poi corrispondeva nella vita privata una tenerezza di un grande poeta. Era poeta nelle sue parole, nelle sue manifestazioni. Io, amico suo personale, mi sono innamorato della sua poesia, perché nella poesia di Edoardo c'è attualità e universalità. Il monologo del 1948 che De Gasperi e Togliatti commissionarono Edoardo per invitare il popolo italiano ad essere democratico e a non disertare le urne, a andare a votare. Oggi io lo riporto perché è stato restaurato dalla Cineteca Nazionale e dimostra quanto è attuale, quando nel nostro paese il 51% è del partito che non vota. Immaginate quale sovranità c'è il popolo. Allora pensi, quest'anno io il monologo di Edoardo lo porto in giro pregando il popolo italiano a fare il dovere di entrare nell'urna. Per chi non ci interessa, ma per la governabilità del paese. La presentazione del libro di De Bonis si è tenuta qualche giorno fa a Sulmona all'Auditorium Giuseppe Capograssi dell'Agenzia per la Promozione Culturale. L'evento è stato promosso ed organizzato dal Centro Regionale Beni Culturali Regione Abruzzo per l'ottima iniziativa della responsabile del centro, Rosa Gianmarco. Presente un relatore d'eccezione, Giancarlo Zappacosta, interprete e grande conoscitore della cultura teatrale. Nei primi anni 2000, alle prime mie recite, fu dedicato un DVD che andò molto in giro perché fu usato per incontri di beneficenza. Da quel DVD, visto il successo nei teatri, nei circoli, nelle associazioni, si pensò di dare una concretezza a quella che era la mia esegesi dei versi, naturalmente affidandolo però ad un libro. Il libro di De Bonis certamente rimarrà nel tempo e riuscirà a dare un messaggio concreto alle nuove generazioni. Mi fu chiesto in Sicilia, quando andai per la conferenza a Taormina, mi fu chiesto che cosa tu chiederesti a un giovane oggi, parlando di Edoardo. Io gli chiederei di leggere Edoardo Poeta, innanzitutto per prepararsi a gustare meglio Edoardo commediografo delle commedie, ma ai giovani direi, leggete Edoardo che parla della vita dell'uomo, diventerete uomini più in fretta.